l'interspazio è tutto quello che emerge in un tempo che corre parallelo e negli interstizi rispetto allo spazio dedicato alla progettazione vera e propria. È uno spazio che difficilmente ci possiamo concedere di avere. È un'occasione di incontro nella quale riuscire a interrogarsi su cos'è interspazio. È un tentativo, più che un tentativo, un'assunzione consapevole dell'entropia, del fatto di non sapere consapevolmente dove si sta andando. Condividiamo delle regole per giocare a vedere le cose da prospettive inaspettate. Per me interspazio finora è stato un atto di fiducia, una specie di spostamento, di scostamento su tanti fronti, non solo spaziale, anche temporale, relazionale. L'interspazio è un momento di divergenza collettiva. Senza una direzione precisa, senza un obiettivo preciso. È quello spazio che di solito diamo un po' per scontato, che non esploriamo quasi mai. È disegnare appunto lo spazio vuoto attorno agli oggetti e tra gli oggetti. Per me l'interspazio è un'interferenza, perché è un'onda spazio-temporale che scompagina il quotidiano come lo conosciamo tutti i giorni e quindi apre dei varchi, delle possibilità. Si chiamavano autobus, però era un po' una parola inglese, mentre in italiano si usava credo corriera, sì, grazie. Da questa esperienza porto a casa un po' il mio significato di interspazio attraverso tutte le pratiche che abbiamo affrontato e che mi piacerebbe fosse un po' una modalità diffusa anche di questo nostro fare culturale. E quello che sta succedendo di molto bello è una dinamica di corresponsabilità, è come se ci fosse qualcosa che deve essere sempre mantenuto vivo e attivo. E la responsabilità è di tutte le persone che sono qua dentro. Mi porto via due esercizi, uno che riguarda l'osservazione, uno che riguarda il disegno, come disegnare gli spazi vuoti tra gli oggetti e l'ascolto e l'osservazione di quello che vediamo davanti a noi, ma solitamente non mettiamo a fuoco. E anche questo poter godere del tempo senza avere per forza un fine da raggiungere.